con William Viali, dopo la vittoria contro la Viterbese, si può dire che in qualche modo vittorie come questa possano un pochino aumentare i rimpianti, perché Cuneo ha raccolto tanti punti con le prime in classifica, in qualche modo diciamo aumenta i rimpianti per quanto invece non raccolto contro le dirette avversarie. Allora, a tre partite dalla fine non possiamo più permetterci di stare a pensare ai rimpianti, a cosa è stato, cosa poteva essere. Ormai mancano tre partite, dobbiamo essere bravi a convivere con quello che siamo, con i nostri pregi, i nostri difetti, e cercare di ottimizzare questo finale di campionato, e poi vedremo dove siamo arrivati. Una vittoria che è arrivata anche in maniera un pochino sofferta, anche se il Cuneo ha avuto anche le occasioni per chiuderla. Cosa le è piaciuto di più della prestazione dei suoi? Allora, mi è piaciuta molto la determinazione del secondo tempo, nel senso che voler assolutamente cercare il risultato, quello che stiamo lavorando dalle ultime due settimane, e questo atteggiamento è stato premiato. Per quanto riguarda la prestazione, più o meno la mia squadra ha quasi sempre fatto queste prestazioni. Oggi è cambiato che l'episodio finalmente ha aperto la partita. C'è un dato molto, molto importante che ci deve far capire quale deve essere la nostra gestione delle gare, che noi quando siamo andati sopra non siamo mai stati raggiunti. E quindi l'importanza di non andare sotto, di non subire gol per rimanere in partita, per noi diventa fondamentale. Cioè questa è l'ennesima prova che noi dobbiamo capire come gestire le gare. Quello che non mi è piaciuto è chiaro, dopo il vantaggio, questa attesa del 90esimo, li posso capire, ragazzi, non vinciamo da un po', molti episodi ci hanno dato sempre contro, quindi è salita un pochino l'ansia, gli avversari hanno, al di là di senza sistema di gioco, comunque hanno portato grande densità offensiva, e quindi quando è così ci sono un sacco di rimpalli, di seconde palle, se ti dice male puoi rischiare. Questo non mi è piaciuto, ma posso capire i ragazzi. Altro aspetto che quando siamo stati in vantaggio assolutamente potevamo raddoppiare due o tre volte e non siamo stati cinici. Questa è l'altra cosa che non è andata molto bene oggi. Per quanto riguarda il resto, lo dicevo ieri ai colleghi, io questi ragazzi posso veramente dire poco per impegno, per come vivono la situazione. Siamo consapevoli di quello che siamo, cerchiamo di fare il massimo e oggi è stata la dimostrazione. Un'ultima cosa, tornando a questa differenza, tra virgolette, più che altro di risultati, certo, non si può dire prestazione, rispetto alle gare con le big del girone e confrontandole con quelle dei conti diretti, come se la spiega questa differenza? È molto semplice, queste sono partite aperte, attacca l'avversario, attacchiamo noi. Noi sotto questo punto di vista ci piace far partite pulite di calcio, un po' sarà anche responsabilità mia, nel senso che è un pochino il mio modo di essere, un pochino è anche la caratteristica della squadra, perché se la mia squadra avesse avuto caratteristiche diverse io avrei cercato di sfruttare quelle. Invece questa squadra, se non gioca a calcio, fa fatica, perché fisicamente non domina, perché per, concedetemelo, ignoranza calcistica non ce l'hanno nel DNA, cioè di battagliare, di fare risse, non è il nostro modo di essere, e quindi le partite sporche le soffriamo, questo è il dato oggettivo, e invece le partite di calcio, anche con squadre molto più forti, ce la giochiamo sempre.